Buon pomeriggio dallo stadio Oreste Granillo da Andrea Ripepi e Federico Lamberti. 24esima giornata del campionato di Serie D, la stagione della regina di Mister Coz è giunta dinanzi al classico Bivio, oggi contro la Cavese, seconda in classifica. Gli Amaranto non hanno alternative per continuare ad alimentare il sogno promozione, questo pomeriggio serve soltanto la vittoria. Si parte proprio in questo momento, il calcio d'inizio affidato alla Cavese. Arriva adesso il fischio del direttore di gara, il signor Nicolò Marini, ci prova dalla distanza la parata di Ventrella che si salva in calcio d'angolo, il primo squillo è della Cavese. Attacca ancora la squadra campana, la regina è tutta rintanata nella propria metà campo, lascia il pallino del gioco agli ospiti che continuano a spingere con Donnarumma sull'out di sinistra, entra in area di rigore, il cross al centro, la deviazione e Cavese in vantaggio dopo 13 minuti. Lo rivediamo a rallenti, c'è il tocco di De Bode, numero 5 Amaranto, la deviazione con la parte interna del piede e mette in netta difficoltà Ventrella che riesce a toccare il pallone anche egli con il piede, ma la deviazione in questo caso non riesce a mandare fuori il pallone. Attenzione perché la Cavese continua ad attaccare, va vicina al gol del raddoppio con Improta. Dunque la regina si affida a Cristian Tiboni per provare a ribaltare il risultato. Intanto è partito il secondo tempo, il primo pallone è della regina. Il lancio in profondità, il colpo di testa di De Bode, poi Improta mette al centro un ottimo pallone, ancora una volta l'errore di Ventrella. Ragazzi, sta diventando una condanna. 2-0 per la Cavese, ma l'errore di Ventrella ha del clamoroso. Non solo ha del clamoroso, Andrea, ma è ancora una volta decisivo. Perché gli errori possono anche essere clamorosi ma non condizionare le partite. Purtroppo invece, come dicevi bene tu, sta diventando una costante. Non c'è più partita e adesso arriva il fischio finale. Cavese batte Regina 2-0.